in questo reportage, che non è solo un reportage, perché il reportage non poteva bastare, no, hai aggiunto questo io, questa figura, tu ti muovi dentro Gomorra un po' come Nanni Moretti in Vespa, sempre tutte e due si muoveva in caro diario. Sì. Quindi è la figura, è l'io che conta moltissimo. Sì, l'io mi ha permesso di rendere la materia narrativa, anzi, trasformare la materia, immergerla nella narrazione. Anche per una questione di metodo, per intenderci, se io fossi andato da reporter sul luogo di un agguato, dovevo riportare l'agguato con le regole del reporter. Certo. Quindi chi è, come è morto, sì, i colpi che l'hanno attinto. Se vai da narratore, puoi tralasciare. E, puoi per esempio soffermarti su un dettaglio, un vigile urbano che vomita per il disgusto, vomita, e vedi che vomita la pasta e patate, quindi c'è un mondo dietro. E che non significa che in questo modo sei migliore o peggiore del reporter, significa che hai un compito diverso. È come quando appunto se vai da giornalista in un luogo del genere devi portare a casa l'informazione, se vai da scrittore no, è un'altra storia. Ecco perché io volevo in questo senso tenere me stesso lì, anche se questo poteva infastidire il rigoroso lettore anglosassone che nel reportage non deve esserci mai Dio, poteva lasciare, ma allora questo è vero, non è vero, e la sua sensazione, era proprio questo clima che io volevo creare, nel sogno di poter tirare per il bavero insomma il mio lettore e farlo stare dietro la mia Vespa. La verità è che io non ho mai voluto informare, può sembrare strano, che dicevo, certo, ma proprio tu che stai in tutto questo disastro, non ho mai voluto informare. E, credo che sia valida, lo cito sempre, lo so, però credo che sia ancora valida la storia di Philip Roth su Primo Levi, no? Che non guarda se questo è un uomo come un grande documento storico, lo guarda come un grande romanzo, perché la differenza dove sta? Che il documento ti dà l'informazione fondamentale, ti fa capire. Il romanzo ti fa stare là, non te ne vai più da Auschwitz. E Roth a Levi gli dà questa, diciamo, è unica maestria. Dice, dopo quel libro sei stato da Auschwitz. E la letteratura che io ho cercato sempre di costruire, se chissà se ci sono riuscito, era proprio questa, cioè di far stare lì le persone. E cioè, volevo invece che sentissero in quel caso Napoli non come un turismo criminale attraverso le mie pagine, ma io raccontavo il mondo attraverso Napoli, non Napoli al mondo.